festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. E l'appuntamento del 60 News del martedì sera, ben ritrovati a tutti, una puntata di approfondimento per quanto riguarda la politica, ancora il dopo referendum, soprattutto il nuovo governo Gentiloni e poi l'Abidem, come si va radicando nella Locride e quali saranno le prossime iniziative. Parleremo approfonditamente tra poco di tutto questo con il coordinatore di l'Abidem della Locride, l'avvocato Giuseppe Irilli. Nel frattempo ci occupiamo subito di quelle che sono le notizie dell'ultima ora. Vi anticipo che c'è un'ondata di freddo che sta colpendo in queste ore tutta la Calabria, soprattutto la Locride. Già da questa sera temperature intorno ai 5-6 gradi e la settimana di Natale ormai imminente si prevede anche all'insegna del maltempo. Sono un po' queste le notizie che arrivano dal meteo e che noi chiaramente in tempo reale cerchiamo anche di aggiornarvi. Dicevamo, notizie del giorno attraverso il nostro sito tra poco e poi le notizie che riguardano la prossima seduta del Consiglio regionale della Calabria prima della sosta natalizia. Tra poco ci intratterremo con un servizio che riguarda tutte le novità per quanto concerne Calabria Verde, ma prima sul nostro portale preghiamo la regia di inquadrarlo. Vedete, appare il sindaco di Riace in questa foto, Mimmo Lucano. Il Papa scrive al sindaco di Riace: ammiro il suo opera, ha detto Papa Francesco. Proseguiamo, il calcio a dominare è in apertura, campionato di eccellenza, Cittanovese ufficiale la firma di Sapone, continua a rinforzarsi dunque la Cittanovese di mister Zito, una Cittanovese che è la seconda forza del campionato e punta decisamente alla vittoria del torneo. E poi gli appuntamenti, quelli prettamente natalizi che entrano nel vivo un po' in tutta la Locride. Doppio appuntamento a Bovalino e Locri, presentazioni in questo caso del libro Riding Concerto, Circo Drovoschi di Marco Stefano Gallo. E ancora, vedete, riscopri i piaceri dei sapori nostrani a Locri, c'è la tavernetta per chi ama la cucina italiana e gli ingredienti di primissima qualità. E ancora, si è svolto invece qualche giorno fa, precisamente il 13 dicembre, l'incontro sul 60° dai trattati di Roma a Locri presso il liceo scientifico Zaleuco. È stato un interessante confronto quello apertosi presso il liceo scientifico. E poi ancora una nota del vice sindaco di Mammola, eccola Lorena Ieraci in questa foto, che comunica che nell'ambito delle politiche sociali finalizzate al contrasto delle difficoltà economiche e sociali delle famiglie è stato nuovamente pubblicato l'avviso destinato ai nuclei familiari residenti nel comune di Mammola in condizioni di gravi disagio economico che si concretizzano
enfatizza nell'erogazione di buoni acquisto per beni alimentari e di prima necessità da spendere nei negozi e supermercati. Ecco, qui appare il vice sindaco di Mammola, Lorena Ieraci. Ancora incidente stradale con la moto Ape, muore un uomo. Queste sono le notizie di cronaca. L'episodio è avvenuto questa mattina. Una moto Ape è andata a sbattere contro la parete dell'istituto alberghiero al centro del paese di Polistena. E ancora domenica a Sederno Superiore la presentazione invece del libro Gli Indimenticabili, un'altra bella iniziativa con la presentazione di questo libro. Locri mostra fissando la storia in un attimo del fotoreporter locrese Gigi Romano. È stata inaugurata infatti presso gli uffici del Tribunale di Locri alla presenza di tante autorità, accolta con grande interesse dunque questa mostra dal titolo Fissando la storia in un attimo. E ancora appuntamenti, vedete qui c'è un ricco programma per quanto riguarda il Natale a Caulogna, ma sono tanti i programmi messi in campo dalle amministrazioni comunali del comprensorio. Stanno per entrare nel vivo anche i grandi appuntamenti natalizi di Mammola, di Marina, di Gioiosa Ionica, di Gioiosa Ionica e di altri comuni. Poi ci sono le 10 righe del nostro direttore Enzo Romeo. E ancora la Guardia di Finanza per la cronaca, a Lamezia Terme sequestrate droga e munizioni. Il gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, nel contesto operativo del controllo economico e finanziario del territorio, ha eseguito dunque diverse perquisizioni sequestrando droga e munizioni. E ancora appuntamenti, Siderno domenica, vedete, ci sarà la degustazione del dolce natalizio dal titolo Pandolio, un'altra iniziativa messa in campo in questo caso dalla locale Proloco. E poi il giovane della Locre, Leonardo Prezioso, dunque campione europeo, vedetelo in questa foto. Poi per la cronaca ancora, vasto giro di spaccio, 25 arresti nel Cosentino, ci sono anche 6 donne, questa è un'operazione dei carabinieri, trasportavano stupefacenti in parti intime, una vasta operazione antidroga dei carabinieri, il comando provinciale di Cosenza. E ancora la nostra rassegna stampa di questa mattina. E poi il Natale più dolce del mondo, quello di Strati Pasticceria, questi sono gli spot natalizi per quanto riguarda ancora il nostro portale. Per la musica invece Etno Sound alla ribalta, nuova formazione che parte con il Capodanno in piazza. Vedete Leonardo Bonavita, Domenico Macri, Andrea Carrano e Gianluca Cusato e Peppe Condello sono i componenti dell'Etno Sound, che dunque ritornano così alla ribalta, nuova formazione che parte già con il Capodanno in piazza. Poi Fatti e Misfatti di ieri sera con la presenza telefonica dell'assessore regionale alle politiche sociali e al lavoro Federica Roccisano. Per i fondi POR, per il capogruppo PD Romeo, recuperato il gap di partenza. Bene, queste erano le notizie sul nostro portale, sul nostro sito www.telemia.it, che voi potete consultare stabilmente 24 ore al giorno insieme alle nostre pagine Facebook per essere sempre aggiornati in tempo reale. Dicevamo, servizi importanti quelli che riguardano le novità, soprattutto in vista della seduta del Consiglio regionale della Calabria di mercoledì prossimo. Poi sicuramente ci sarà la sosta natalizia, anche se è probabile che ci sia un'altra seduta prima della fine dell'anno, ma nel frattempo mercoledì prossimo a Palazzo Campanella si torna a riunire il Consiglio regionale perché si riparlerà di bilancio e soprattutto ci sono novità per quanto riguarda anche Calabria Verde. Vediamo subito questo servizio, preghiamo la regia di mandarlo in onda. Consigliare ha licenziato a maggioranza il bilancio di previsioni 2017 e il collegato alla finanziaria della regione, il primo di coesione regionale per gli anni 2014-2020, la legge di stabilità regionale 2017, una proposta di legge per il potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane e l'istituzione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe. Il presidente della commissione, Giuseppe Aieta, ha commentato: nel collegato alla finanziaria sono state apportate importanti novità di riforma per quel che concerne i rapporti con i comuni e i cittadini, ma soprattutto indicazioni forti per quel che riguarda il recupero del patrimonio regionale e di quello indotto agli enti strumentali e alle partecipate che non producono alcuna ricchezza per le casse regionali e che in taluni casi dovranno essere restituiti dai concessionari o locatori a vario titolo alla regione entro il
31 dicembre del 2017. Tra le innovazioni amministrative introdotte in questo collegato affiora l'istituzione del comitato di indirizzo presso la giunta regionale, che lo stesso Aieta ha definito una sorta di board di controllo e di coordinamento, cui faranno parte tutti i dirigenti generali dell'ente per dirimere sul nascere eventuali conflitti e competenze interne sulle varie materne. Da segnalare altresì la destinazione di risorse per l'innovazione informatica per verificare l'iter in tempo reale degli interventi edilizi e urbanistici su tutto il territorio regionale, l'introduzione del revisore unico per le ATERP e anche, ha sottolineato Aieta, il vincolo di bilancio per l'azienda Calabria Verde, ente che sarà oggetto di importanti ristrutturazioni organizzative, come ad esempio la cancellazione delle figure del direttore tecnico e del direttore amministrativo, sostituite da un'unica figura professionale di stretto supporto alle decisioni del direttore generale, e il taglio in ossequio alla spending review del 10% delle indennità accessorie a qualsiasi titolo al personale di questo ente strumentale. Il vicepresidente Antonio Viscomi ha posto l'ineluttabilità del rispetto dei parametri e delle regole sia sul versante della spesa regionale che sul versante delle entrate, e fa dire ad Aieta l'appello rivolto dal professor Viscomi per cambiare gli indirizzi generali di gestione della regione sia da accogliere responsabilmente, poiché la Calabria è davvero un bivio e intraprendere il percorso sbagliato potrebbe mettere a serio rischio la coesione civile di questa terra. Bene, ritorniamo in studio, queste le novità per quanto riguarda Calabria Verde, ma ce ne saranno altre sicuramente nel nuovo anno, nel 2017. Nel frattempo ritorniamo sul nostro portale, poi avremo un altro servizio che riguarda naturalmente ancora la politica. Vediamo questa lettera del Papa che scrive al sindaco di Riace: ammiro il suo operato, ha detto Papa Francesco, è una delle notizie che oggi domina sul nostro sito. Caro fratello sindaco, comincia così la lettera a firma dunque di Papa Francesco indirizzata al sindaco di Riace Mimmo Lucano. La missiva è giunta e protocollata al comune dell'Alta Locride a distanza di qualche giorno dall'iniziativa sull'accoglienza dei migranti organizzata in Vaticano dalla Pontificia Accademia delle Scienze presso dunque la Santa Sede. Al summit europeo del 10 dicembre scorso, su desiderio di Papa Francesco, ha partecipato il sindaco di Riace e quello di Madrid, Emanuela dunque Carmena. Quello che si è svolto in Vaticano nei giorni scorsi è stato un confronto sulle buone pratiche messe in atto a favore degli immigrati, un argomento che sta molto a cuore al Papa, il quale ha seguito con particolare interesse l'esperienza del piccolo comune calabrese, divenuto negli anni modello sperimentato in diverse parti del mondo. Papa Francesco, dopo il breve incontro avuto con Domenico Lucano in occasione dello stesso summit, ha voluto approfondire il sistema di accoglienza dei rifugiati praticato da oltre un decennio nel borgo dunque calabrese. Tra poco parleremo con l'avvocato Giuseppe Rilli, che è già in studio. Nel frattempo abbiamo il servizio che vi avevamo già preannunciato qualche secondo fa, e poi avremo dunque il nostro ospite per questa puntata del 60 News per parlare di Labidem nella Locride, ma soprattutto per occuparci anche del dopo referendum. Capiremo meglio qual è la situazione politica del momento anche in Calabria, e faremo un po' una ricognizione, lo faremo proprio con il coordinatore di Labidem del comprensorio, dunque Giuseppe Irilli. La regia adesso manda in onda quest'altro servizio, subito dopo ritorneremo dunque in diretta in studio. Presidente Irto, a Roma, in concomitanza poi parliamo anche del motivo della sua presenza qua, però un commento anche per l'inserimento all'interno di questa dei ministri del governo Gentiloni del Regino Calabrese, comunque un esponente di lungo corso positivo. Sì, è una buona notizia per la Calabria la nomina di Marco Minniti al suo ministro dell'interno del governo Gentiloni, in un governo che è stato fatto in pochissimo tempo, in brevissimo tempo, che viene subito dopo del governo Renzi, che è in netta e sostanziale continuità col governo Renzi, per cercare di portare a compimento quei provvedimenti che il governo Renzi ha messo in campo e per poi arrivare con una legge elettorale al voto. E una buona notizia, dicevo, per la Calabria, perché Marco Minniti rappresenta probabilmente la Calabria più autentica, quella veramente voltata all'impegno politico, dall'alto profilo umano e dall'alto senso delle istituzioni, dello Stato e della legalità. Io sono certo che con il ruolo chiave che adesso
la Calabria ha nel governo nazionale con il ministro Minniti, noi potremo davvero pensare di continuare quel percorso di impegno che c'è stato del governo nazionale sulla Calabria. Penso agli importanti provvedimenti che il governo Renzi aveva assunto per la Calabria. Noi crediamo che anzi non solo ci sarà continuità, ma possiamo garantire anche un rilancio dell'azione del governo nella nostra regione e nel Mezzogiorno, senza dimenticare le tematiche di straordinaria importanza che il ministro Minniti si dovrà fare carico. Penso alla questione delle questioni. Oggi in Italia, se c'è una questione politica aperta da tutti i partiti politici in tutti i territori, è la questione dell'immigrazione. Ecco, sarà quello il ministero chiave che dovrà mettere in campo tutte le politiche possibili per risolvere la questione dell'immigrazione, che è una questione italiana e una questione europea. Quindi Minniti, la persona giusta al posto giusto. Stata, l'abbiamo visto in un acceso confronto prima della campagna elettorale proprio con la DN, il Grillina, e il comportamento del loro movimento anche in virtù dell'atteggiamento di Renzi, cioè della decisione poi delle dimissioni e poi di questa formazione di questo governo. Un suo giudizio? Ma il giudizio è che Renzi è uno dei pochi, se non l'unico, che dice che se va male si dimette e poi lo fa. E si è dimesso, quindi è un atto importante politicamente, si è assunto la responsabilità, senza dimenticare però che le questioni poste dal referendum che gli italiani hanno bocciato sono questioni che comunque un grande partito, una grande comunità deve continuare a discutere. Penso che su alcune questioni, penso anche al rapporto tra Stato e Regione, non possiamo fare finta di niente, non possiamo fare finta che il voto può giustificare l'andazzo così come è andato, soprattutto delle Regioni. Noi dobbiamo pensare che una grande discussione in merito a alle questioni che la riforma poneva, noi in altre forme le dovremo rimettere in campo. Quindi da questo punto di vista io credo che la discussione dovrà continuare. Lei si trova a Roma, lo dicevamo prima all'inizio, visto a proposito di rapporti tra Stato e Regione, per una conferenza, un incontro con i presidenti dei consigli regionali. Come è andato? È assolutamente in linea con questo. Noi abbiamo preso atto del no alla riforma alla riforma costituzionale e adesso tutto quel lavoro che in questi ultimi 6 mesi anche come conferenza abbiamo fatto, avevamo già pronte tutti gli atti che le singole regioni dovevano mettere in campo per far fronte alle nuove riduzioni, ai grandi risparmi che avremmo fatto con la riforma costituzionale, abbiamo deciso all'unanimità ieri di fare un calendario del 2017 dove noi le tematiche che riguardavano la riforma noi le rilanceremo in attività seminariali, in incontri periodici, nei confronti con le commissioni parlamentari competenti. Insomma, noi vogliamo che del regionalismo adesso non ci sia un liberi tutti dopo il no al referendum, quindi che ci sia un'assunzione di responsabilità sul futuro. E poi abbiamo programmato anche le attività politiche per il prossimo anno. Noi pensiamo e riteniamo, su mia proposta c'è stata l'idea di analizzare a fondo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità che raccontano un'Italia profondamente diversa tra nord e sud. È stata accolta l'idea di fare un focus italiano sullo stato dell'arte della sanità in tutte le regioni d'Italia. Anche su questo c'è stato un accoglimento, diciamo, generale sulle mie proposte. Onorevole Bova, anche lei a Roma, in concomitanza poi, non so se è una coincidenza, ma suppongo di sì, di questo governo appena fatto ieri notte, è un suo commento. Ma sia una coincidenza, è una bella coincidenza, visto che tra l'altro non solo abbiamo un governo, guardi, mi lasci dire che a distanza di una settimana, domenica fa, abbiamo votato domenica per il referendum. In una settimana se ci sono state dimissioni, salita dal Presidente della Repubblica, consultazione, abbiamo un governo in una settimana, oggi la fiducia. Mi faccio poi dire con un po' di orgoglio tipico calabrese, avere Marco Minniti nominato ministro dell'Interno, guardi, veramente anche per il ruolo che ricopro come Presidente della Commissione contro la 'Ndrangheta regionale, è veramente una grande bella notizia che dà grande fiducia, entusiasmo anche per andare avanti in quella lotta di riscatto per la terra di Calabria. È una bella notizia per la Calabria, quindi sia le modalità come si è arrivate, sia la nomina di un ministro degli interni, tra l'altro qualificatissimo, lo conosciamo tutti, tra l'altro sappiamo che mandiamo il meglio che la Calabria esprime in questo momento, una grande competenza nel settore. L'onorevole Marco Minniti non è da oggi che si occupa di determinate materie, molto molto delicate, quindi benvenga per la Calabria. Tante volte si dice che poi nelle occasioni negative o in momenti difficili, delicati, arrivano le belle cose. Guardi, c'è entusiasmo
e fiducia che si possa fare molto molto di più di quello che è stato fatto fino ad oggi. E ripeto, abbiamo un interlocutore, un rappresentante della Calabria, credo che, se non sbaglio, è la prima volta che la Calabria esprime il ministro dell'interno, quindi godiamoci anche questo momento, lo dico veramente con l'entusiasmo da calabrese. Bene, siamo nella seconda parte, come vedete abbiamo già puntualmente il nostro ospite, come dicevamo in chiave di presentazione, l'avvocato Giuseppe Rilli, che è coordinatore di Labidem nella Locride. In questa parte finale della puntata del martedì sera vogliamo un attimino parlare, tracciare un bilancio di quello che è stato il referendum, ormai accantonato da qualche settimana, il nuovo governo Gentiloni, per parlare proprio di Labidem nella Locride, per capire un attimino come si organizza il gruppo in vista delle prossime sfide. Allora, buonasera a Giuseppe Rilli, ritroviamo in studio a distanza di un paio di mesi, a dire il vero. Un paio di mesi, sì. Buonasera a tutti, buonasera a te Nicodemo e a degli spettatori che ci seguono da casa. Grazie per questo invito, insomma è sempre un piacere appunto essere tuo ospite in questa trasmissione, che è tra l'altro molto seguita e quindi è un gran piacere poter essere qui con voi. Grazie a te. Allora, Giuseppe, parlavamo prima di referendum, abbiamo sentito anche alcuni politici calabresi presenti a Montecitorio. In questi giorni c'è stato questo nuovo esecutivo dopo le dimissioni di Matteo Renzi, però io volevo iniziare subito con il dato referendario. Tu sei stato un sostenitore del sì, come sì, la maggior parte sa le tue posizioni, anche di Labidem nella Locride, però in Calabria, nella Locride, un po' in tutta Italia c'è stata questa affermazione pubblicitaria del no, che ha poi portato a queste dimissioni di Matteo Renzi. Ecco, ti chiedo un bilancio, vogliamo un attimino capire qual è dunque il punto di vista tuo, soprattutto il tuo pensiero in merito a quello che è accaduto in questo referendum che ha visto poi questa crisi di governo. Beh, come dicevi tu, Nicodemo, io sono stato tra i sostenitori del sì in questa campagna referendaria e convintamente, e ancora oggi anche con il senno di poi, guardando alla sconfitta cocente del Partito Democratico in merito appunto al referendum costituzionale, io rimango coerente con la mia decisione, con la mia scelta, e quindi diciamo che non avrei, la mia è un'opinione che rimane ferma alla necessità che ha l'Italia di questa riforma, di una riforma che cambi l'assetto istituzionale del Paese, principalmente Nicodemo, per una ragione, perché questo è un paese che cambia governi in continuazione e quindi l'instabilità politica porta poi a non poter avere una programmazione tale da poter appunto garantire le riforme di cui necessita il paese. A me piace fare sempre un esempio quando si parla di stabilità. La stabilità, se un governo non ha la possibilità di finire i mandati, è un po' come, facendo un esempio personale, a ritornare alle scuole, no? Quando nella mia carriera scolastica ricordo che io ero molto bravo in matematica. I primi anni di liceo però abbiamo avuto in due anni 7-8 professoresse che si seguivano per le lezioni. E questo ci ha portato ci ha destabilizzati e quindi allo stesso tempo non si riesce poi a portare a termine quindi quello che è la programmazione e quindi riportando questo discorso con il governo, allo stesso tempo questi cambi che ci sono in continuazione non permettono all'Italia di avere lo slancio e poter portare a termine le riforme di cui il Paese ha bisogno. Guardando l'esito del referendum, il no ha stravinto e quindi come ogni sconfitta bisogna riflettere sulle ragioni che hanno portato a questa sconfitta. Io un'idea me la sono fatta, penso che sicuramente dobbiamo assumerci delle responsabilità, lo ha fatto Renzi con le dimissioni che ha reso, penso in maniera… Le ritieni giuste, Giuseppe, tu, queste dimissioni di Renzi? Io credo che siano giuste e siano state un segno appunto di forte responsabilità, perché ricordiamoci sempre che non è stato sfiduciato, lui ha
dato le dimissioni, rassegnato le dimissioni, nonostante comunque potesse tranquillamente continuare ad essere il capo del governo, poiché appunto aveva la fiducia sia alla Camera che al Senato. Quindi è stato un gesto di forte responsabilità. Questo ovviamente però adesso porta a fare una autocritica da parte del partito e ragionare sul perché qualcosa non ha funzionato. Io ritengo che comunque l'esito di questo voto non rispecchia la volontà diciamo fino in fondo del popolo e degli italiani, perché la maggior parte degli italiani, diciamocelo chiaramente, ha votato no perché è stato impostato il referendum sulla figura del Premier. È stato un no a Matteo Renzi più che un no alla riforma costituzionale. Proprio perché con la personalizzazione del referendum e con il fatto che Renzi appunto aveva annunciato queste dimissioni, anche io ritengo sbagliando all'epoca diciamo, a stringere, a legare all'esito del referendum il suo futuro politico, quindi la gente non ha ben capito e approfondito cosa stesse veramente andando a votare. Per cui possiamo considerarlo anche come una sorta di voto di protesta, perché a questo punto sembra che al di là del 41% che ha avuto il sì, però mi pare che ci sia stato veramente poi alla fine anche un voto di protesta, perché effettivamente qualcosa non è piaciuto in questo frangente, no? Del governo. Sicuramente, più che non è piaciuto dal punto del governo, il fatto che un governo Renzi credo che non si è piaciuto nella parte appunto in cui è compito di un premier quello di ascoltare quelli che sono i mal di pancia degli altri compagni di partito. Abbiamo una minoranza che comunque è una grande fetta del partito e che è stata diciamo da sempre manifesta delle diciamo difficoltà all'interno del partito. Per questa ragione credo che la mancanza di ascolto e il volere a tutti i costi procedere per questa strada anche in maniera forse a tratti arrogante e presuntuosa lo ha portato poi a questo esito che tutti conosciamo. Tu non te lo aspettavi evidentemente un esito di queste dimensioni, anche se un po' diciamo le previsioni erano quelle di una vittoria del no, però forse L'aria che tirava, allora noi come Laboratorio Democratico devo dire siamo stati tra i primi a costituire comitati per il sì, siamo stati tra i primi in Calabria a fare campagna elettorale per il sì. Sono state tante iniziative nella Locri, abbiamo creduto fortemente a questo referendum e l'abbiamo fatto come sempre nel merito. Non abbiamo fatto delle scelte non abbiamo fatto scelte di convenienza politica, anche perché noi siamo un'associazione politico-culturale, lo voglio ricordare, quindi non una corrente del Partito Democratico ci siamo spesi fortemente per il sì tra i primi, perché il nostro comitato già era stato costituito i primi di settembre, quando ancora neanche il partito aveva iniziato una campagna elettorale in Calabria per il sì, e abbiamo quindi speso molte energie. E non mi aspettavo, l'aria ovviamente non era tra le migliori, però una sconfitta così forte ovviamente non era nelle previsioni. Non era nelle previsioni, esattamente. E comunque alla luce diciamo di questo risultato ritengo che adesso bisogna trarne le conseguenze e aprire veramente un confronto che sia reale, efficace all'interno del partito. Intanto Giuseppe pare che elezioni anticipate per il momento sono scongiurate, chiaramente se ne parlerà poi nel 2017, chissà all'inizio del 2018, sta di fatto che adesso ci sono state queste dimissioni di Renzi, c'è un nuovo esecutivo che è un po' la continuità poi tra l'altro di quello che c'era prima, c'è soltanto qualche new entry tra cui Marco Minniti, esatto, e qualche altro new entry, però mi sembra che un po' è la continuità del governo Matteo Renzi con Gentiloni alla guida. Ecco, anche qui ti chiedo il tuo punto di vista, il tuo pensiero. Beh, come sai io sono abituato a dire sempre le cose senza filtri, quindi pertanto dirò anche stasera qui come la penso ai telespettatori. Io credo che questo governo andava costruito con altre modalità, perché a seguito di una sconfitta così netta,
pensare di fare un governo che alla fine, tutti ce ne siamo accorti, è un governo, possiamo dire, fotocopia di quello precedente, perché se non erro la Giannini è stata quella che non è stata riconfermata, e poi c'è stato questo rimpasto alla fine. Dobbiamo sempre aver rispetto dell'elettorato. L'elettorato ha bocciato quel governo, pertanto credo che sarebbe stato opportuno, sicuramente non condivido, diciamo, posso condividere la scelta del Gentiloni, ma la squadra sicuramente poteva e doveva essere costruita in maniera diversa, e bisogna stare ben attenti, perché questa potrebbe essere anche una scelta che gli italiani hanno mal interpretato, e quindi sicuramente non potrebbe essere anche un errore per quanto riguarda quelle che saranno le sfide che ci attenderanno nei prossimi mesi. Futuro. Saresti stato più d'accordo per un voto anticipato, sarebbe stato più, diciamo, l'idea migliore in questa fase, dal momento in cui, diciamo, il voto referendario La legge elettorale sia essenziale per poter andare al voto, perché noi abbiamo bisogno di una legge elettorale che finalmente metta fine a queste problematiche, appunto, della governabilità, della stabilità dei governi. Quindi io ritengo che il governo adesso in carica dovrà principalmente occuparsi di sciogliere il nodo della legge elettorale, una legge elettorale, appunto, che guardi a un sistema che vada a consentire al termine delle operazioni di voto di sapere chi sarà a governarci e che, appunto, potrà portare a termine il mandato, perché solo così si potrà condurre un'azione politica responsabile e poi ritornare al voto a scadenza naturale, dove, se avrà fatto bene, come avviene nelle democrazie, si può essere riconfermati; se un governo avrà fatto male, ovviamente dovrà andare a casa. Però con questo sistema di ingovernabilità, purtroppo l'Italia è ferma da anni, certo, senza uscire da questo limbo che, appunto, sembra non terminare mai. Intanto è arrivata la fiducia sia dalla Camera che dal Senato. Quanto lo vede stabile questo governo, anche in vista delle prossime sfide in chiave futuro? Ci saranno sfide importanti, ma poi soprattutto problemi importanti da dover risolvere. Secondo lei potrebbe venire meno in qualche circostanza la fiducia? Anche se nel Senato è un po' risicata la situazione. Ma io credo che adesso anche le altre forze politiche responsabilmente dovranno puntare a un dialogo con il governo attuale, anche perché altre scelte, appunto, non altre strade. La strada del voto anticipato non era quella percorribile, a mio avviso. E quindi arrivare a quanto prima a risolvere questo problema della legge elettorale che è necessaria. Legge elettorale, esattamente. Lo scenario invece che lei si immagina in chiave futura, sempre che il centrodestra si va un attimino ricompattando, Forza Italia sta cercando un attimino di ricompattarsi, e poi chiaramente bisognerà valutare il centrosinistra a questo punto, il Partito Democratico che vorrà continuare a fare sicuramente la voce grossa, però chiaramente bisognerà capire la coalizione, no? Io penso che... Intanto voi vi ritenete una costola del PD, chiariamo già subito questo... Noi siamo una parte importante, soprattutto, diciamo, nel sud Italia, abbiamo una rete forte radicata sui territori che è sempre crescente, anche grazie al merito del Presidente Gianni Pittella, che tra l'altro adesso è candidato anche alla Presidenza del Parlamento Europeo, al quale faccio un in bocca al lupo, e quindi una persona molto presente che riesce a occuparsi di politica europea ma anche di politica nazionale, ad essere presente sui territori. Quindi la nostra è una continua crescita, e questo, diciamo, di questo siamo molto soddisfatti. Ritengo che se tocchiamo il problema di quello che c'è veramente oltre al PD in questo momento, non vedo delle forze politiche capaci di poter governare il nostro paese, perché a destra si litiga ancora su quello che è il successore di Silvio Berlusconi. Alfano è veramente una minoranza risicata, nonostante ciò ce lo troviamo anche
anche agli esteri. Uno dei riconfermatissimi. Riconfermatissimi, anche penso in maniera sicuramente immeritata, perché non trovo sia una componente che possa rappresentare, non rappresenta neanche la volontà di quelli che sono gli elettori del centrodestra, perché la scelta di staccarsi poi da Berlusconi lo ha ovviamente penalizzato, intorno al 3% il suo movimento politico. Se poi guardiamo invece ai 5 Stelle, è di oggi la notizia, sì, dell'arresto di scricchiola un po' anche la maggioranza a Roma, esattamente, di Marra, se non erro. Sì, Marra, sì. E quindi io mi chiedo anche per quanto riguarda i 5 Stelle, da cittadino, non lo dico da uomo di partito, come possiamo pensare di affidare il nostro futuro anche a delle persone che fondamentalmente dimostrano sul campo di non avere le capacità di poter governare, e quindi andremo sicuramente a consegnare l'Italia a un qualcosa di molto incerto. E poi questo falso perbenismo, perché parliamoci chiaro, non ho mai generalizzato. Io credo che le persone, diciamo, i corrotti ci sono all'interno, ahimè, del Partito Democratico, ci sono all'interno del 5 Stelle, ci sono purtroppo in diversi partiti, ma questo non vuol dire però che c'è una mela marcia, tutto il resto è marcio. Quindi c'è grande incertezza, dunque, da quello che capiamo. In chiave futuro c'è grande incertezza. Per il PD domenica sarà decisivo, perché ci sarà l'Assemblea Nazionale, quindi si dovrà capire poi quali saranno le regole del gioco, perché appunto se si aprirà una fase congressuale, e andremo al congresso entro marzo, oppure, come leggevo stamattina, Franceschini invece, Renzi, mi pare di aver capito che auspicava prima di andare al voto, attraverso delle primarie, facendo le primarie di coalizione per scegliere il leader, e poi fare il nuovo congresso a scadenza naturale, ovvero a novembre del 2017. Certo. Intanto Renzi ha pure annunciato questo tour prossimo, un po' in giro per l'Italia con un camper. Cercheremo di capire quale sarà poi lo slogan, però evidentemente si entra un po' poi anche un po' in campagna elettorale. Siamo già in campagna elettorale, da lunedì sicuramente saremo in campagna elettorale, perché dopo l'Assemblea Nazionale si capirà appunto. Io sul congresso comunque voglio dire qualcosa. Io mi sento di dire che bisogna stabilire delle regole certe e trasparenti sulle primarie, perché è uno strumento sicuramente di grande partecipazione democratica, e pertanto ha bisogno di essere però in qualche modo regolarizzata, perché non si assiste in futuro a un voto che poi non rispecchi quella che è realmente la scelta dei militanti della sinistra. Io rifletterei sulla necessità di stringere e di concedere la scelta del nuovo segretario a delle primarie soltanto fatte tra gli iscritti del Partito Democratico, perché aprire le primarie in un certo senso vuol dire creare molto caos e anche dare luogo a polemiche strumentali. Questo è importante. Allora, stavo pensando, prima di passare poi nella parte finale della puntata, un po' a quella che è la situazione della politica regionale, parlare anche di comprensorio, stavo pensando i 1000 giorni di Matteo Renzi, come li commenti, come li giudichi? Ecco, io da questo punto di vista sono abbastanza positivo e ottimista nel lavoro che comunque Matteo Renzi ha condotto, perché non ci dimentichiamo che le riforme che ha messo in atto erano delle riforme necessarie per il nostro paese, e che comunque è stato un governo che ha fatto. Poi si sa, quando si fa si è sempre sottoposti a delle critiche. Vabbè, certo. Perché è normale che ci saranno sempre non ci gli, si può gli, mai accontentare tutti. Ci saranno sempre gli scontenti. Però da questo punto di vista credo che ha condotto un lavoro positivo, e a parte appunto qualche scelta poco condivisibile, però tutto sommato il bilancio dei 1000 giorni di Matteo Renzi è stato un bilancio positivo.
Detto questo, adesso appunto toccherà a appunto, guardare quella che è la volontà dei nostri elettori, certo. Stabilire di nuovo quello che sarà quali saranno le regole del gioco e andare avanti per la fase congressuale, mi auguro, e poi appunto le nuove elezioni. Una possibile candidatura di premier di Matteo Renzi in chiave futura te la immagini in qualche modo? Un po', sembra un po' nell'aria, qualcuno la indica. Io credo che al di fuori di Matteo Renzi attualmente nel Partito Democratico non c'è assolutamente nulla, pertanto io ritengo che Matteo Renzi sicuramente è non particolarmente amato da Bersani e da Lema, però alla fine la minoranza del PD spingerà evidentemente per qualche altro candidato, se riuscirà un po' lì a mio avviso sarà decisiva la figura di Dario Franceschini, perché Franceschini con Ariadem, ricordiamoci che è colui che tiene la maggioranza più alta dei deputati, pertanto staremo a vedere se ci sarà un accordo spostato verso Matteo Renzi, oppure nel caso invece contrario si aprirà a mio avviso una netta spaccatura del Partito Democratico, in quanto se Franceschini si sposta l'asse verso la minoranza Dem, quindi Bersani, Cuperlo, in quel caso il segretario Matteo Renzi sicuramente avrà più difficoltà in quello che potrà essere la nuova scalata per riconquistare attraverso il voto, mi auguro, perché penso che gli italiani abbiano diritto, dopo una nuova legge elettorale, anche di scegliere liberamente il nuovo Parlamento. Parlamento, certo. Giuseppe, in questa parte finale parliamo un attimino delle tematiche regionali, 2 anni e mezzo di governo regionale che tu segui pure da vicino, tutto sommato, quanto la sta soddisfacendo dunque questo governo regionale? La guida di Mario Oliveri. Ma io ritengo che a livello regionale tutto sommato appunto rispetto alle difficoltà iniziali di questo governo si stanno affrontando diverse problematiche. Nei trasporti ho piacevolmente noto che si è riusciti ad ottenere c'è qualche novità finalmente anche per la nostra tratta delle piccole conquiste. È stato, se non erro, di nuovo ripristinato sì. Il collegamento da Locri Lamezia e questo consentirà anche poi per lo scalo appunto aeroportuale di aprire questo scambio appunto tra la fascia tra l'aeroporto di Lamezia e la fascia nostra, la nostra fascia della Ionica. Questa è già diciamo una buona notizia per un territorio, Giuseppe, come sappiamo, un attimino penalizzato soprattutto per quanto riguarda i trasporti, soprattutto in chiave estiva, perché sappiamo quanto tutto questo ha pesato, no? Io, Nicodemo, credo che noi abbiamo serie difficoltà, ne avremo ancora, perché quando non c'è una programmazione, una politica, si sa, è programmazione, e da noi purtroppo è sempre mancata una programmazione collettiva. Si parla da anni di risolvere determinate problematiche, ma di fatto non si è mai riuscito a sbloccare quelli che sono i nostri grandi i problemi, diciamo, storici. Ma questo, consentitemi di dire, e lo dico da cittadino, io penso anche che molta responsabilità ce l'hanno i nostri amministratori. Io ne parlo in maniera chiara, perché sono appunto qui per dire, lo sai che appunto sono solito dire le cose come le penso, senza filtri. Io ritengo che gli amministratori, i comuni della Locride, che appunto hanno questa grande area di 42 comuni, se veramente riuscissero a compattarsi, ad avere una linea comune su quelle che sono le problematiche, poche ma importanti problematiche del nostro territorio, sicuramente sarebbe più facile essere ascoltati nelle sedi opportune. Purtroppo si litiga anche per le elezioni più banali e ancora c'è una forte forma di egoismo nei confronti degli amministratori, tra amministratori, all'infuori del confine comunale difficilmente si riesce a fare rete. Però qualche esempio positivo, secondo me, ce l'abbiamo. Abbiamo la nostra vallata del Torbido, sì, con i nostri sindaci, che sembra che stiano buttando giù questo muro, e c'è una io noto e avverto una maggiore collaborazione. Questo non può che farmi che piacere, augurandomi che però
si trasformi poi anche in una collaborazione pratica che riesca a portare dei frutti per il nostro L'Unione territorio. L'Unione dei Comuni della Valle del Torbido lo vedi bene come iniziativa, diciamo, che poi aggrega tutti questi comuni, però ancora sembra che stenta un attimino a decollare questa idea, però tutto sommato, diciamo, si sta mettendo a punto qualche situazione, perché chiaramente a livello burocratico ci sono sempre delle grosse difficoltà, però già il fatto che si stia tentando di avere appunto una programmazione collettiva, tu lo sai, anche scritto di questa materia, sono per queste forme nuove, certo, di associazionismo, unione dei comuni e anche fusione dei piccoli comuni, perché portano a un grande risparmio di spesa, ma soprattutto a una possono anche migliorare i servizi, in quanto anche dei piccoli comuni, ormai dove c'è il turnover dei dipendenti, con l'associazionismo, quindi anche con la fusione, si potrebbero risolvere molti di questi problemi, fermo restando che però le fusioni devono essere un argomento molto particolare, molto delicato, possono essere praticate laddove ci sono ovviamente anche dei fattori identitari comuni, che se pensiamo di unire per esempio Siderno e Locri saremmo dei pazzi. Quindi insomma… Certo. E Giuseppe, siamo stati insieme qualche settimana fa a Marina di Giosa per questi due belli giorni dedicati anche alla gastronomia, anche in chiave prettamente natalizia, questo nuovo gruppo di Organizziamo, mi pare, che tu tra l'altro fai pure parte, ha dato anche la tua collaborazione, siamo stati insieme, ho visto una bella partecipazione, questo è un gruppo che può ancora crescere in una città a vocazione turistica come Marina, in chiave futura possono venire fuori altre iniziative, so che adesso anche in primavera ci saranno iniziative importanti, per cui salutiamo positivamente naturalmente questo nuovo gruppo di giovani che ha messo in campo questa bella iniziativa di qualche settimana fa. Io sono un semplice tesserato, ho appunto dato il mio contributo solo. Ti abbiamo visto particolarmente impegnato. Da tesserato, no, devo essere sincero, io Nicodemo di impegno ce l'ho messo davvero poco, perché sono molto impegnato con la mia professione, certo. Hanno fatto tutti i ragazzi e comunque io, a parte veramente essere un semplice tesserato di questa nuova realtà, non, per questioni di tempo non ho potuto fare altro che prendere atto di quello che sono riuscito a organizzare, davvero una bellissima manifestazione agli occhi di tutti, le presenze e le partecipazioni a Marina di Gioiosa. Io credo poi la gastronomia che è stata la grande protagonista, sì. E delle ottime birre anche. Io, per dire che abbiamo le eccellenze pure da noi. Esattamente. E la cosa che ottime birre artigianali, giusto? Sì, posso affermare che l'associazionismo è molto vivo e gioca un ruolo fondamentale anche per quello che è lo sviluppo del nostro territorio, perché le associazioni sane che costruiscono, che lavorano soltanto per il bene del territorio senza altri fini e altri scopi, possono soltanto migliorare quello che è il nostro comprensorio. A questo proposito, Nicodemo, se mi permetti, voglio ricordare un appuntamento che sarà domenica 18 dicembre a Giunchi, nella frazione di Marina di Gioiosa Ionica, voluto fortemente dal mio caro amico Vincenzo Tavernese, che saluto, alla presenza del professor Naimo, che appunto racconterà dell'importanza delle origini di questo borgo che sorge a circa 5 km da Marina di Gioiosa Ionica, nel contesto dell'agro gioiosano dal Medioevo fino all'età moderna. Quindi voglio ricordare questo appuntamento. Una bella iniziativa anche questa, prettamente culturale. Esattamente. Giuseppe, parliamo di Labidem proprio nel finale, Labidem nella Locri, abbiamo titolato la puntata di questa sera, un'altra puntata prenatalizia, perché oggi diciamo si apre ufficialmente anche il novenario di Natale, ci avvicina sempre di più a questa festa attesissima, vediamo tutte queste città colorate di luci, ma Labidem nella Locride come si organizza, chiaramente in chiave, in prospettiva futura, so che ci sarà qualche altra iniziativa, un convegno importante che incombe. Allora sì, noi adesso siamo tra
il 21 aprile, il 21 dicembre, scusate, sì, siamo a Lamezia Terme, è stata convocata un'assemblea regionale dalla quale poi attraverso la discussione capiremo quale sarà il nostro futuro. In ogni caso continueremo ad essere come una forza presente sul territorio e cercheremo di dare un contributo all'interno del Partito Democratico laddove ci verrà chiesto per aumentare, far crescere il confronto, la discussione, in quanto noi siamo, come sai, ispirati dai valori, principi socialisti. Gruppo politico che chiaramente si è radicato bene nel territorio, soprattutto nel comprensorio, siamo in provincia. Attivi, abbiamo costruito diverse attività, iniziative, siamo soddisfatti delle presenze ai nostri incontri, in quanto appunto spaziano sia temi politici ma anche e soprattutto anche attività culturali. Questo è importante. Giuseppe, invece, per quanto riguarda, per chiudere, diciamo, sull'argomento sempre referendum, tutto il Labidem è stato per il sì oppure c'è stata qualche posizione diversa all'interno del vostro gruppo? Siamo stati compatti per il sì e, come dicevo poco fa, siamo stati tra i primi ad avviare la campagna referendaria per il sì e è stato un voto, abbiamo speso anche molte energie a favore di questa riforma e poi, diciamo, tutti conosciamo il risultato, però siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e di essere andato veramente sui territori a spiegare, cercare di spiegare questa riforma, che poi non sia stata appunto promossa, e questo è un altro paio di maniche, però almeno noi ci abbiamo provato a non soffermarci su un sì o no alla figura del Presidente del Consiglio, ma che si trattava di un qualcosa di ben più importante, certo. E che comunque, permettetemi di dire, sono state dette tantissime fesserie, lo dico anche da avvocato, questa non era una riforma così sconvolgente che avrebbe portato a una dittatura. Chi ha appunto sostenuto ciò ha soltanto strumentalizzato e mistificato la realtà. L'Abidem che tipo di contributo potrà dare in chiave futura anche alla città di Marina di Gioiosa? Ci state un attimino pensando? Ma noi, appunto, essendo coordinamento della Locride, cerchiamo di, come ti dicevo prima, di fare anche da collante per quello che possiamo tra le diverse realtà politiche del territorio, tra anche diversi amministratori. Siamo di supporto laddove possiamo all'attività amministrativa, cercando di portare il nostro contributo in ottica di confronto costruttivo. Non ci piace polemizzare, in quanto purtroppo spesso si presta facilmente alle polemiche che sono poi strumentali. Noi cerchiamo davvero di guardare in faccia la realtà e di rimboccarci le maniche, perché non il tempo delle polemiche strumentali deve finire, ma c'è bisogno. Comunque il vostro contributo sono convinto che ci sarà, anche di idee soprattutto. Sì, soprattutto di idee, perché ne abbiamo messe molte in campo, e anche quella delle fusioni, una delle nostre idee che abbiamo lanciato già da qualche mese e sulle quali stiamo lavorando. Ci piace occuparci spaziale, come ti dicevo, su diverse tematiche e soprattutto dare un contributo anche culturale a quella che è la nostra, il nostro territorio. Bene, grazie all'avvocato Giuseppe Rilli, in bocca al lupo, auguri di buon Natale, credo che voglia anche lanciare un messaggio prettamente natalizio. Esattamente. Allora gli diamo subito la possibilità, poi chiuderemo. Sì, grazie a te Nicodemo per avermi ospitato ancora qui a 60 News e faccio gli auguri di buon Natale a tutti gli amici e telespettatori da casa e per un felice anno nuovo. Grazie. Bene, ci fermiamo qui, tra poco suggerimenti commerciali, poi ci sarà la puntata Fatti e Misfatti, il nostro TG e poi in prima serata non perdetevi una puntata importante di Linea Aperta. Tutto questo come al solito firmato Telemia, grazie per averci seguito e per averci ospitato, buon proseguimento.
Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.